Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi nuovo video allenamento, anche questa nuova è basata sul West Side, quindi ne abbiamo già parlato nei video precedenti. Oggi andremo a vedere una giornata in Dynamic Effort, me l'avevate chiesto in molti nei video precedenti, oggi la andremo a vedere più specificatamente una giornata Dynamic Effort sempre per l'upper. Upper che ricordiamoci non comprende il lavoro di isolamento diretto sulle spalle, perché quello lo faccio nel lower. Ricapitoliamo un attimino. West Side. Il West Side sappiamo che è una programmazione inizialmente pensata per il powerlifting. Quella che stiamo facendo qua adesso è una rivisitazione in ottica powerbuilding, bodybuilding, come lo vogliamo chiamare, quindi molti più complementari, i fondamentali un po' striminziti, molti più esercizi di lavoro accessorio, eccetera eccetera eccetera. Nella giornata di max effort si va a lavorare l'alzata, il fondamentale, a carichi molto pesanti, quindi dal 90 al 100% del massimale, due volte a settimana, uno per l'upper, uno per il lower, due giornate in dynamic effort dove andiamo a lavorare la forza esplosiva, carichi più leggeri però con esecuzioni al massima velocità e poco recupero. Ok ragazzi, come primo esercizio serio della seduta allenante abbiamo una variante della panca piana. In questo caso questa settimana abbiamo panca piana manubri. Ricordiamo che ogni settimana cambia il lavoro accessorio. Come lavoro abbiamo l'utilizzo del massimale su 6 colpi utilizzato in 5 serie da 4 ripetizioni con recupero 45 secondi tra una serie e l'altra. Quindi come potremo vedere dalle clip, un peso che all'inizio ha un buffer 2, poi a causa del recupero molto breve andrà via via diminuendo fino ad essere praticamente il massimale su 4 ripetizioni. Possiamo notare dal video che tengo un'esecuzione a gomiti abbastanza chiusi, lo faccio per evitare fastidi alla spalla, per evitare impingement all'acromion. Parte più difficile dell'esercizio penso non sia nemmeno la spinta, ma l'alzarsi il peso sopra la testa. Questa è veramente la parte più sfiancante delle spinte su panca piana. Le ripetizioni per essere in dynamic effort devono essere veloci. In questo modo, con queste serie, con questo poco recupero, ovviamente il volume allenante sale molto in breve tempo, sale anche la densità allenante ovviamente, tenendo un recupero così breve. Polsi in linea con il gomito e di avere un assetto scapolare simile a quello della panca piana. Un'altra differenza rispetto alla panca piana può essere quella che tengo un arco leggermente meno accentuato, in questo modo vado a fare un lavoro un po' più stimolante a livello ipertrofico. Ovviamente il carico sarà meno prestativo. Secondo esercizio della giornata abbiamo un jump set tra trazioni prone e dip, entrambe con sovraccarico. Un sovraccarico che mi permette di mantenere una buona esecuzione senza rimbalzi, controllato per un 6-8 ripetizioni. Trazioni che cerco di fare in modo controllato con il massimo ROM, ovviamente sono trazioni fatte in ottica ipertrofica, non in ottica prestativa, quindi il numero di ripetizioni mi interessa relativamente poco, quindi vado ad allungare al massimo il dorsale, aspetto un attimo e poi riparto nella concentrica. Dip che invece soffrono di un corno che non è perfettamente adatto al rack, quindi si può notare che sobbalza leggermente, ma in questo modo vado ad allenare maggiormente i muscoli stabilizzatori. Dai, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Terzo esercizio della scheda, abbiamo una lat machine con triangolo, anche questa artigianale. Non avendo un macchinario per la lat machine, lo faccio semplicemente al cavo alto in ginocchio. Il lavoro è lo stesso che ha un macchinario, semplicemente non si ha il fermo che ti tiene ancorato al sellino, ma fortunatamente peso di più del pacco peso, quindi non abbiamo questo problema. Ma il sedere è pesante. In questo caso anche qua è massima ROM allenante, ovviamente il tutto a seconda della propria mobilità. 8 ripetizioni, 8-10 ripetizioni più 10 secondi di tenuta isometrica. Prossimo esercizio, croci e i cavi alti. In questo caso l'unica accortezza
che tengo in questo esercizio è quello di tenere il petto in espansione, le scapole cerco di tenerle abdotte e depresse, in modo tale da isolare meglio il pettorale a discapito della spalla. 2-3 serie di lavoro, non troppo carico, anche qui un buffer di circa 1. Ultimo esercizio della giornata per il dorsale. Abbiamo pulley al cavo basso. In questo caso usiamo la variante dove si va in massimo allungamento e poi vado a riprendere la chiusura scapolare appena inizia la concentrica. In questo modo, rispetto a quella con la chiusura scapolare sempre presente, abbiamo più ROM, più lavoro, però è un po' più complicata rispetto a che stare in posizione fissa. Che in questo esercizio, come negli altri esercizi della schiena, mi focalizzo soprattutto sui gomiti e penso soprattutto a dove sono i gomiti. Gomiti e scapole. Il dorso è solo una conseguenza di questi due fattori. Anche in questo caso un jump set con push down con corda al cavo alto e un curl con bilanciere e Z. Lo svolgo in ginocchio. Questo serve per avere più isolamento a livello del bicipite, andando a utilizzare meno le gambe, quindi meno oscillazioni, meno cheating anche in forma minore, che può esserci sempre quando si fanno gli esercizi in piedi. È un range di lavoro sia per i bicipiti che per i tricipiti intorno alle 10-12 ripetizioni. Come ultima cosa di questo video andiamo a vedere la mia condizione attuale. Ormai siamo a circa 2 mesi quasi da inizio bulk. Questa dovrebbe essere, penso, l'ottava settimana. E la condizione che vedete adesso è ha il peso di 83,5 kg su 1,74 m, quindi circa 1,5 kg in più rispetto a inizio bulk. Questo nonostante le calorie siano comunque intorno alle 2400, ma ognuno ha il proprio TDE, ognuno ha il proprio percorso da fare. Ecco ragazzi, questo era tutto, statemi bene, noi ci vediamo presto a un prossimo video,